Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come alleno il Van Gelder o come allenavo il Van Gelder. Vi mostrerò gli esercizi, diciamo a dir poco avanzati, dove potete prendere qualche spunto da me. Mi riferisco solo agli atleti avanzati. Mi raccomando, chi non è pronto non fate questi esercizi, potete solo guardarli perché rischiate veramente di farvi male. Questi esercizi sono veramente pro, che per approcciarli come prerequisito bisogna avere almeno dai 7 ai 10 secondi di maltese già full, quindi state attenti, non esagerate. Io sono pronto e tra poco iniziamo. Ok, penso di essere carico, sono un po' freddo perché fa anche un po' freddo qua. Partiamo dal presupposto, cioè da un po' che non lo alleno, sono anche pesante, è anche l'inverno, di solito Gaggino è molto forte in estate. Vi mostrerò intanto il mio livello attuale, però non mostro il Van Gelder, farò la Zarian maltese, che alla fine i movimenti sono più o meno simili. Il gesto più o meno simile, userò il rimbalzo per salire, così vediamo almeno il mio livello attuale di forza quanto è. Uso bene false grip e dopo vi farò vedere tutte le propedeutiche che uso per potenziarmi. Intanto partiamo con Azarian maltese, vediamo come esce. Vado. Un po' tostina. Al limite provo a farlo dalla planche, scendo giù in Van Gelder, vediamo come esce. Più o meno l'esercizio rimbalzo che mi esce è quello. Non sono tanto in forma, però. No. Ok. Niente raga, non sono tanto in forma. Partiamo direttamente alle propedeutiche, perché per fare una roba del genere devo essere molto molto caldo e qua è un po' difficile. Primo esercizio che vi voglio mostrare è molto avanzato per raggiungimento del Van Gelder, sono le famose eccentriche. Per fare questa eccentrica io lo facevo, mi ricordo, ai tempi del 2016-2017. Partire dalla plancia e scendere in back lever agli anelli, lavoro a braccia tese. Scendere giù per almeno 5 secondi. Vi farò vedere solo una rep, vediamo se riesco. È uno degli stadi più avanzati praticamente. 3, 2, 1... E scendo. Questo è uno degli esercizi avanzati per intraprendere questo esercizio. Consuma parecchio. Bisogna compensare sempre i gomiti. Un altro esercizio che facevo per raggiungere il Van Gelder o migliorare anche nel maltese è con l'assistenza delle cinghie. Oppure per chi non ce li ha può utilizzare anche semplicemente l'aiuto della corda mettendo la mano in mezzo. E così regola, solo che schiaccia tanto la pelle. Usate al limite i polsini per non tirare, se no strappa, graffia tanto la pelle. Io userò queste cinghie, vi farò vedere qualche rep con quelli, vediamo come mi escono. Già l'assistenza arriva fino all'avambraccio, è già bello comodo. Le braccia sempre tese, non bentate. Non dovete mai avere questo vizio di bentare le braccia. Vado su, facciamo un due colpi, vediamo quanto mi viene. Andiamo. Di solito facevo tipo 4 colpi, facevo per un tot di serie, era giusto per darvi una dimostrazione. Anche questo aiuta tanto per l'apprendimento di quella skill. Adesso passiamo al metodo scientifico, lo posso chiamare, perché grazie a questo metodo posso capire effettivamente quanto mi manca per raggiungere il Van Gelder. Vi mostro la famosa Dream Machine che vi scala in teoria la metà del peso corporeo, però questa volta l'ho regolato in modo tale che sono io che decido quanto peso togliermi. In questo caso mi aggancio questo qua, come ben vedete, anche l'altro moschettone lo aggancio qua, come ben vedete,
e mi sono tolto esattamente 2,5 kg, quindi io che peso 78 kg meno 2,5 kg sono a 75,5-76 kg, eccomi. Adesso provo a fare il Van Gelder con quel peso e vediamo se riesco a chiudere. Se non riesco a chiudere, evidentemente devo scalarmi ancora più peso. Vediamo effettivamente se mi scalo 2,5 kg riesco a chiudere quella skill. Infatti sento poca assistenza, come ben vedete. Cioè non lo sento neanche. Ciao, proviamo a fare questo movimento. Ok, vediamo. Facciamo un colpo solo. 3, 2, 1. Vado. Tosta. Sento che mi aiuta un po', però vedo che ancora mi manca. Che tra l'altro li prendo anche, non va bene. Vuol dire che devo mettere più peso. Magari non sono, adesso non sono tanto carico, sono anche un po' stanco. Però 2,5 kg non bastano, devo aumentare di peso. Io aggiungerei anche 2 kg ancora in più, vediamo se riesco a chiuderlo. Intanto ragazzi ho aggiunto altri 2 kg, quindi esattamente mi scalo quanto? 4,5 kg, quindi da 78 meno qua sono a 74-73,5 kg, ecco. Vediamo se riesco a chiudere il Van Gelder da 73 kg, considerando che sono anche un po' stanco, vi posso assicurare. Questo è un ottimo metodo che puoi regolarti tu quanto peso toglierti e in base a quello puoi chiudere o meno quella skill. Sono pronto? 3, 2, 1, vado, sono carico, sono carico, ce la posso fare. Più o meno, e devo tirare sulle gambe. Ecco, considerando che sono anche stanco, con 4,5 kg in meno rispetto al mio peso posso chiudere almeno più o meno il Van Gelder. Poi da fresco secondo me lo chiuderò meglio, quindi penso che questo sia il mio limite. Quindi la soluzione è mettermi a dieta. Di solito nei periodi estivi riesco a raggiungere questo peso. In inverno magari devo utilizzare più spesso questi e in estate, quando scenderò tanto di peso, faccio la dieta, devo provare a fare il Van Gelder e speriamo che venga. Non so, rimarrà sempre un dilemma quella skill per me. Adesso ragazzi ho aggiunto un altro pesetto e quindi come se mi fossi tolto 5 kg. 5/5,5. Vediamo se riesco a fare il Van Gelder con meno 5 kg. E io peso 78, 3, 2, 1, andiamo. Quasi sì. Sì, perché sto perdendo anche le forze, però sì, riesco. Mi sa che devo allenarlo così, facendo anche le eccentriche come vi ho mostrato prima e l'assistenza agli avambracci. Ovviamente non bisogna tralasciare neanche i lavori con gli elastici oppure tralasciare il maltese stesso, anche quello aiuta, però gli esercizi complementari fondamentali sono quelli. Comunque per chi fosse interessato a questo macchinario, ragazzi, la Dream Machine, potete trovarlo sotto il video, link in descrizione, che se entrate tramite il mio link lo troverete già scontato, mi raccomando. È un macchinario molto utile che potete utilizzarlo per i vostri workout, che può scalarvi metà del vostro peso, potete regolare da soli le zavorre quanto volete. È un macchinario che può essere usato per utilizzare per maltese, planche, anche lavori di tirata, tra cui il Victorian. E basta.